Progetto Mescolarsi attualmente è quello che noi ci siamo definiti fin dall'inizio del lavoro, un'indagine culturale internazionale. Siamo partiti con questa voglia di andare in giro per indagare altri contesti sociali e culturali e lo facciamo attraverso lo strumento del teatro sociale, di fatto con dei laboratori prevalentemente residenziali in cui un gruppo di persone di diverse provenienze, diverse estrazioni eccetera si incontra, sta a contatto e lavora insieme con tecniche, metodologie di teatro, quindi di movimento, corpo, emozioni. Questo per una durata di tempo che può variare da a volte anche soltanto un giorno fino a una settimana, tre settimane e anche più, con lo scopo di fare un lavoro personale, un lavoro sul gruppo e un lavoro anche da poter rappresentare verso un pubblico. Il teatro dell'oppresso è una parte del teatro sociale. Il teatro dell'oppresso si concentra solo ed esclusivamente sul cambiamento. Lavora su una dinamica di oppressione, su un conflitto, quindi si lavora sugli oppressi e sugli oppressori e si cerca di capire come gli oppressi possono ribellarsi agli oppressori per poter cambiare. Questo si fa durante il laboratorio, quindi con i partecipanti, con gli attori, e più che altro poi si fa nella restituzione pubblica. La restituzione pubblica principalmente c'è il teatro forum, che è quello che usiamo anche noi, quindi si rappresenta il conflitto, il pubblico è invitato a salire in scena seguendo appunto la metodologia con delle tecniche e si cerca di creare il finale, la risoluzione del conflitto in scena. Abbiamo iniziato nel 2013 in Liguria, a Torri Superiore. I laboratori erano diretti alle persone che avevano in mente di cambiare vita, ma non sapevano ancora all'inizio, no? Quindi agli albori del cambiamento. Allora mescoliamoci tra chi ha già deciso di cambiare, quindi chi già vive negli ecovillaggi e chi no. Quindi mescoliamoci. Vogliamo ritrovarci in situazioni di estremo, in qualche modo sofferenza, vissuta o attuale. Quindi siamo andati per questo in Serbia, in Croazia e per questo siamo andati in Guatemala. Quindi c'è questa doppia attività. Da una parte c'è questo interesse per l'indagine sopra il tema della guerra e dall'altra sopra il discorso degli ecovillaggi, quindi mescolandosi, cercare un cambiamento di vita. Uno dei viaggi più interessanti che abbiamo fatto è stato quello in Grecia. Siamo andati a fare laboratori in un campo profughi che era uno dei più affollati e uno dei più complicati che i greci dovevano gestire. L'impatto è stato forte perché la gente sta veramente male. Molta parte dei giovani soprattutto hanno partecipato al laboratorio che è durato una settimana, con uno spettacolo alla fine dove quasi tutto il campo profughi ha partecipato. Cioè tutto nasce anche sull'onda delle esperienze, delle persone che conosciamo durante un percorso, no? Comunque abbiamo sempre trovato le porte aperte e questo è piacevole, nel senso che comunque il riscontro dall'altra parte relativo ai nostri progetti, alle idee che proponiamo c'è. Quando siamo tornati dal secondo viaggio in Grecia, nel campo profughi Softex, è stata forte anche la voglia di cercare di portare un'indagine anche a livello territoriale, quindi fare un progetto sul nostro territorio e indagare un po' il tema della migrazione sotto vari aspetti. E da questa voglia è nato un progetto che si chiama Teatro e Viaggio, la costruzione di una relazione. In questo progetto abbiamo coinvolto delle realtà territoriali, dei centri di accoglienza straordinaria, degli SPRAR, affinché potessero individuare persone che volessero mettersi in gioco attraverso il teatro sociale. Quindi da una parte un po' il divertimento, dall'altra la possibilità di raccontare se stessi. E quindi hanno partecipato persone da Roma, Bolzano, Milano, c'erano vari interessati sia
per voler fare formazione professionale, quindi operatori piuttosto che psicologi eccetera, ma anche curiosi, anche persone che avevano voglia di partecipare a questo progetto perché poteva essere interessante anche replicarlo nei loro luoghi. Per me l'Italia che cambia è avere il coraggio delle proprie azioni, prendersi la propria responsabilità, non fermarsi al primo giudizio o alla lamentela e provarci, tentare. L'Italia cambia a tentare. Per me è l'accoglienza. Per me l'Italia cambia è la ritrovata capacità di stare, di ascoltare, di stare anche nella sofferenza, che sia sociale, politica o personale. Per me l'Italia che cambia è riuscire a cogliere la bellezza di questo paese e, come dire, è la sostenibilità ambientale. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.